Amici di automobile.it, oggi sto provando per voi il crossover più compatto della casa della Losanga, la Renault Captur, aggiornata al Model Year 2019 con motore benzina 1.3 TCE da 130 cavalli di potenza. Vi è mai capitato di avere a che fare con un'automobile con tre bagagliai? Ecco, a me personalmente no. Ma oggi sto provando la Renault Captur 2019 e nel corso del nostro video vi spiegheremo perché proprio lei ha tre bagagliai. Non c'è che dire, la Renault Captur è una vettura che ha saputo e che sa fare il proprio dovere, ma che soprattutto ha fatto la cosa più importante, è riuscita ad incontrare il favore del pubblico in termini di vendite. Quella su cui stiamo viaggiando è la versione, come dicevamo, con motore benzina 1.3 da 130 cavalli di potenza nella annata 2019. I punti di forza sono quelli che ci si aspetterebbe di trovare su un crossover così compatto. La lunghezza della Renault Captur è di appena 412 cm. Abbiamo quindi a che fare con dimensioni compatte per gli esterni, ma allo stesso tempo con tanto spazio dedicato agli interni, il che serve anche a rendere mediamente elevato il livello di comfort. Per quanto riguarda il design, le novità maggiori riguardano il debutto sugli allestimenti più ricchi di fari a LED per quanto riguarda i gruppi ottici anteriori e il LED che debutta anche per quello che riguarda i fari posteriori. Sulla zona anteriore, sul paraurti anteriore, arriva poi la firma tipica di Renault, la C-Shape, cioè proprio una luce a LED a forma di C. Una soluzione che mi è particolarmente piaciuta sono ad esempio i rivestimenti dei sedili, rimovibili e lavabili in lavatrice. Personalmente ho una bambina di 6 mesi, due cani, e l'idea di rimettere a nuovo i rivestimenti dei sedili infonde proprio una specie di pace interiore. Ecco. Decisamente migliorate rispetto al passato sono poi le finiture e ora la zona superiore della console è rivestita da materiali un po' più morbidi che in passato. Anche il capitolo dell'infotainment è stato migliorato e offre, oltre che una versione nuova di R&Go e navigatore, anche l'aggiornamento del sistema R-Link Evolution con tanto di schermo da 7 pollici compatibile anche con gli smartphone Android ed Apple tramite le connessioni Android Auto ed Apple CarPlay. Un po' scarsina invece è la dotazione per quanto riguarda gli ausili alla guida, che si limita al monitoraggio dell'angolo cieco posizionato qui sui due specchietti esterni, oppure per quanto riguarda il parcheggio alla presenza del sistema del Easy Park Assist. Altra cosa che non mi ha convinto proprio del tutto, sempre in tema di accessori, è la presenza del cruise control, che per fortuna c'è, ma che per essere gestito va comandato da un tasto posizionato qui sul tunnel centrale, insomma non proprio il trionfo della comodità. E passiamo al capitolo di spazio e comfort e partiamo proprio con quello che ci attende sollevando il portellone posteriore. A darci il benvenuto è molto ma molto più spazio di quanto mi aspettassi, almeno considerato che abbiamo a che fare con un'automobile lunga poco più di 4 metri e 10. Il bagagliaio, adesso svegliamo l'arcano, è uno e trino, cioè è frazionabile su tre diverse dimensioni che adesso vi spieghiamo. L'idea furba sta proprio nel sedile posteriore, che è scorrevole in avanti o indietro. Quindi, col divanetto posizionato all'indietro, abbiamo a che fare con una capacità di 377 litri, che passa però a ben 455 litri se facciamo scivolare in avanti il divanetto posteriore. Se poi ci serve davvero tanto spazio, è sufficiente abbattere anche gli schienali e toccare così i 1235 litri. Sul sito di automobile.it potreste poi trovare circa 1000 annunci riguardanti Renault Captur usate, ma anche nuove a noleggio e a chilometri zero. E vediamo un po' come si comporta la Renault Captur 2019. Va detto che il telaio è molto agile, non sembra quasi di guidare un crossover per quanto di dimensioni
compatte, lo sterzo non è prontissimo, ma comunque va detto che è molto preciso, e ci si può godere anche quei 19 cm di altezza da terra per percorrere facili sterrate. E diamo un'occhiata al motore di questa Renault Captur. In questi giorni sto guidando la motorizzazione di mezzo tra i benzina, quindi parliamo della TCE da 1,3 litri di cilindrata e 130 cavalli di potenza. Più in basso c'è quella da 90 cavalli, più in alto si arriva a 150 unità. Quella che sto guidando io è quindi probabilmente quella più equilibrata e che offre un buon compromesso tra efficienza e prestazioni. E voi cosa ne pensate della Renault Captur Model Year 2019? Ricordatevi di scriverlo nei commenti, di seguire la pagina Facebook e di iscrivervi al canale YouTube di automobile.it. Alla prossima!